Il centro-sinistra in comune con il comitato che si è costituito ad hoc interviene sull'autovelox contestato di Via di Sotto ai Colli di Pescara che sarà tolto entro sabato alla luce della prima sentenza di annullamento delle sanzioni. Il consigliere comunale Piero Giampietro. Ma intanto questa scadenza di sabato era già una vecchia scadenza, quindi non è una concessione fatta dal comune, ma la sentenza che è arrivata qualche ora fa, che annulla le prime sanzioni, dimostra una cosa in più, e cioè che chiunque fuori dalla giunta Masci ha messo il naso in questa vicenda ne ha scoperto cose inenarrabili, perché prima è stata, ricordiamo, la Direzione Generale Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture che ha chiesto di rivedere questo limite, ovvero l'ente più specializzato in questo campo. Ora arriva la prima sentenza del giudice di pace. Allora noi chiediamo che il comune non porti i cittadini in tribunale, prenda atto di una situazione davvero incredibile che ha creato su oltre 20.000 sanzioni incassando più di 1,5 milioni di euro e che assuma una decisione davvero a questo punto di buon senso, non portando le persone in tribunale e quindi costringendole anche a spendere altri soldi di avvocati, anche di stress emotivo, non tutti sono pronti a questo, ma prenda atto di aver fatto una cosa davvero incredibile e fra l'altro dopo 6 mesi l'autovelox è ancora tarato a 30 all'ora e anche le promesse che nel frattempo sono arrivate da parte di alcuni partiti di maggioranza di rivedere il limite sono tutte quante promesse non mantenute perché scadeva a luglio e appunto a luglio lo toglieranno. Chi può fare ricorso? Ma il ricorso lo può fare, da quello che ci dicono appunto gli avvocati, chi chiaramente non ha pagato. E questa è una cosa anche amara, perché evidentemente moltissime persone, per togliersi il pensiero, avendo ricevuto una o due multe, hanno pagato perché il costo del ricorso era superiore alla singola sanzione. E questa cosa probabilmente ci chiediamo se chi ha deciso di mettere l'autovelox, ovvero la giunta Masci all'unanimità, questa cosa non la sapesse.